quel terriccio nasconde, costruisce quello che di un ritardo a Palermo. Molti feriti. Antonio, Vito, Rocco, Agostino, Vincenzo, Claudio, Eddie Walter, Emanuela. Sono i nomi degli 8 agenti di polizia che morirono insieme ai magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino negli attentati mafiosi del 1992. La loro storia è raccontata attraverso le voci di Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani, e del sovrintendente Salvatore Lopresti, del reparto scorte della Questura di Palermo. Proprio Lopresti racconta di non essere riuscito a tornare per tanti anni in via D'Amelio perché gli ritornava sempre addosso la puzza di tritolo e carne bruciata. Spero che con l'affermazione della verità quella puzza svanisca. Alla presentazione del film coprodotto dal Ministero dell'Interno e dalla Presidenza del Consiglio, il ministro Piantedosi si è soffermato sulla richiesta di verità da parte dei familiari. Probabilmente dovremo trovare una sintesi tra quella che è la verità giudiziaria, che insomma, l'ha detto la signora Schifani, in qualche modo c'è già stata, in qualche modo, ma che non ha portato alla verità storica. Con questa iniziativa si conferma l'impegno del servizio pubblico per ricordare e testimoniare soprattutto ai giovani le figure di coloro che hanno perso la vita per contribuire alla giustizia. La RAI è la memoria condivisa del Paese, lo è stato, lo è e lo sarà. È molto importante che tutto questo pezzo del nostro passato venga comunque ricordato e che sia memoria del presente. Il film, oltre ad essere disponibile su RaiPlay, andrà in onda su Rai 1 il 30 dicembre.